imparato flauti, trombe, sassofoni, clarinetti. Ogni strumento ha le sue caratteristiche, non ce n'è mai uno uguale all'altro, anche se si prendono i legni dello stesso albero, comunque uno strumento di liuteria non sarà mai assolutamente uguale, identico a un altro, avrà sempre delle caratteristiche diverse, che magari sono solo sfumature, però le persone esperte e attente se ne accorgono. Quasi tutti gli strumenti etnici a cui ho messo mano non erano strettamente di mia competenza, però comunque sono sempre riuscito a cavarmela, diciamo. Perché io ho anche la curiosità di capire, di vedere come funzionano gli strumenti, no? Proprio per una forma maniacale mia di conoscere il più possibile sugli strumenti musicali. C'è uno strumento che non mi piace, qualsiasi strumento, dal più piccolo al più grosso, anche quelli per assurdo giocattolo, mi piacciono comunque, perché hanno un loro perché, qualsiasi strumento non mi piace. Non ho delle preferenze. In un laboratorio dove c'è la musica, un pianoforte non guasta mai. Dei momenti che praticavo del modellismo navale statico, però sono stati dei piccoli periodi, ma che poi sono sempre un po' legati alla lavorazione del legno, diciamo. Non ci si discosta molto dalla liuteria anche con quel tipo di hobby lì. La mia passione principale è proprio la lavorazione del legno, che poi appunto siano strumenti musicali o no, poca importanza, il legno è quello che mi dà soddisfazione.